Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere una cosa che ho scoperto recentemente che riguarda le filter action e la possibilità di utilizzarle per fare clic su una determinata dashboard e fare in modo che la action vada a filtrare tutte le altre dashboard che abbiamo, potendo decidere su quale però dashboard farci portare. Mi spiego meglio. Sappiamo già che se io ad esempio vado a creare una filter action in cui gli dico di partire dallo sheet numero 13 sul select e di andare a filtrarmi il valore del country scelto nel dashboard shipping, quando io vado a cliccare su Spagna, vengo portata automaticamente alla dashboard shipping. Però in questo caso noi vorremmo fare una cosa diversa, vorremmo fare che cliccando su una delle bandiere tutte queste dashboard vengano filtrate col valore del paese che abbiamo scelto, ma poi vogliamo essere portati a questo secondo dashboard di overview, dove tutti i valori dovranno essere già filtrati in base alla country scelta. E qua in alto vorremmo vedere solo ed esclusivamente i periodi esistenti per quella country. A quel punto vorremmo fare un altro click e questo valore di gennaio 2017 dovrà aggiornare questo dashboard in modo da farci vedere solo questo valore e nel frattempo andare già a filtrare anche le altre due dashboard e solo alla fine decideremo una delle due dashboard in cui andare. Ok? Quindi cosa succede? Abbiamo già creato una filter action in cui diciamo quando clicchiamo sullo sheet 13 deve andare in shipping. Ora ne creiamo un'altra in cui gli diciamo che quando clicchiamo sulla bandiera della Spagna dovrà andare a filtrare anche il dashboard customer. Ora provo a fare clic, sto vedendo i valori solo della Svizzera sia in customer che in shipping. In realtà, se ci pensiamo bene, abbiamo creato due azioni totalmente identiche e stiamo mandando in tilt Tableau. Quando noi facciamo una filter action, Tableau ci manda automaticamente nel target sheet, quindi nel dashboard in cui ci sono gli sheet che abbiamo scelto come target. In questo caso abbiamo creato due azioni che chiedono di farci spedire contemporaneamente in due sheet differenti, cosa che non è possibile. Quindi Tableau, per non saperne leggere né scrivere, ci porterà nell'ultimo degli sheet descritti dall'action. Quindi se adesso io volessi forzare Tableau a filtrare customer shipping ma portarmi in overview, basterebbe fare questa filter action, dargli un nome che sono sicura resterà sempre ultima, ad esempio ZZZ. E quindi quando io clicco, effettivamente verrò portata solo ed esclusivamente nell'overview. Le altre dashboard si aggiorneranno con i valori. Più semplice da vedere, clicco su Spagna, sono nell'overview della Spagna. Se vado su Shipping, sto effettivamente vedendo Spagna. Quindi, allo stesso modo, se adesso volessi fare una action che mi filtra il periodo, ma mi fa rimanere in questo dashboard, non mi sposta in nessun altro dashboard, pur andando ad aggiornare anche questi due, potrei creare un'altra action. Customer, parte dallo sheet 15, e filtra qualsiasi cosa in customer, poi ne creo un'altra nuova che si chiama da periodo a shipping.
andrà in shipping e poi ne creo una terza, ZZZ, io l'overview, dove faccio la stessa identica cosa, ma riguardo tutte le tabelle di overview. Select. Quindi adesso potrò ad esempio cliccare su marzo 2017 e vedere solo i dati di marzo 2017. E comunque vedete che rimango in questo dashboard perché la action assegnata a questo dashboard è l'ultima nell'elenco. Adesso mi basterebbe creare un'altra filter action che parte dallo sheet 17 e mi porta a customer e poi un'altra filter action che parte questa volta dallo sheet 18 e mi porta a shipping e l'altro muoviamo. Quindi adesso potrei arrivare al dashboard già prefiltrato dalle scelte prima. Spero che questo piccolo trucchetto che ho scoperto possa tornarvi utili nelle vostre analisi giornaliere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!